che non vuole tirare perché ha appena sbagliato da tre punti. Cambio di lato, palla un po' ferma, si cerca di nuovo il post basso di Tillman che si libera, scarica per Sullivan. Gran pazienza di Ravenna e parità, quota 75, un minuto e mezzo allo scadere di una partita diventata decisamente avvincente. 19 punti per Sullivan. Carroll proprio contro Sullivan ottiene il cambio, palla scaricata per Skina che attacca contro Auxilia, sbaglia sulla difesa di Auxilia. Allora Tillman dall'altra parte, 1-10 allo scadere, centro dell'area per Tillman, ben difeso ma canestro incredibile del numero 0 di Ravenna. Era stata ottima la difesa di Skina con un pick and roll centrale tra Pepe Hill, anzi no, perché la ricezione è per Baldasso che vuole attaccare contro Auxilia, incrocia, si porta sotto canestro, si chiude la difesa di Ravenna, ma è molto bravo a trovare il canestro del pareggio. 77 pari, siamo nell'ultimo minuto, Ravenna con il possesso. De Negri per Simioni che vorrebbe il consegnato per Tillman, buona la difesa di Fanti, Tillman sul blocco di Simioni, aiuto profondissimo di Hill, non c'è il fischio degli arbitri, ottiene il cambio Tillman che deve tirare forzando, buttandosi indietro contro Hill, che canestro, la vita da solo, si è tolto d'impiccio con un grandissimo canestro. 79-77, 15 punti per Tillman e discrepanza di 7 secondi. Pepe dall'altra parte uscendo dai blocchi, espulso in precedenza, in campo con Tillman, De Negri, Auxilia, Sullivan e Simioni, sceglie di non avanzare il pallone coach Lo Tesoriere che vuole giustamente spendere tutto il cronometro e poi tirare per la vittoria. Anche un fallo da spendere, Roma non lo fa e Tillman consegna a Sullivan il pallone del sorpasso. Pepe che cercherà di liberarsi per una conclusione veloce, attenzione anche al backdoor di Carroll, nell'eventualità riceve Fanti, uscita di Pepe contro De Negri, cade Pepe, può anche spendere fallo Ravenna, Pepe allo scadere non entra e allora Ravenna vince la partita, una partita sudatissima dalla squadra di casa, esplode la gioia del pubblico di casa